And so it begins. The necromancer's abyss lies at his feet. He is dark and terrible, and the cries of the dead follow him wherever he goes. There is nothing but hate in his heart. Hate for those who have taken his beloved, who have made him do terrible things, who have taken his humanity. Now reap the whirlwind, scions of death, for comes the Prince of Darkness. Ciao a tutti e bentornati sul canale di Konohagakure no Filpato, e quest'oggi siamo di nuovo qui con Castlevania, Lords of Shadows. E quest'oggi chiuderemo il gioco normale, il gioco base, poi ci saranno i DLC. E vi dico subito che a causa di un problema tecnico, ovvero di un crash di Sony Vegas mentre registrava l'audio del mio microfono, e c'era il screensaver, non me ne sono accorto, una volta che lo attivo ho perso l'audio del mio commentary live, quindi questa volta sono in post-produzione, ci siamo persi le mie reazioni in quel momento, però cercherò comunque di raccontarvi quello che ho fatto, magari con più consapevolezza e accelerando anche un po' alcune parti. Per prima cosa siamo nella terra del negromante, il signore della morte praticamente, e dobbiamo risolvere per entrarci questo enigma. Questo è il nostro labio e noi dobbiamo inserire la data corretta in modo che la luna e il sole vadano a combaciare e creare un'eclissi all'interno di quel cerchio. Questo attiverà un passaggio, come stiamo per vedere. Passaggio che si andrà a formare piano piano che noi proseguiremo. Infatti è un ponte magico. Quel cadavere che avete appena visto ci avrebbe dato le regole del gioco, ma dobbiamo intuirle, perché avendo già fatto la partita purtroppo va così. Questo è un secondo enigma, questo che vanno capite le meccaniche. Infatti lì c'è un altro corpo che vi dice cosa bisogna fare. In pratica ad ogni colore delle mattonelle corrisponde una direzione e noi dobbiamo attraverso il pugno ricreare il percorso illuminato. Una volta che lo si capisce non è molto difficile, anche perché ci viene indicato a lato quale direzione stiamo prendendo. Come vedete abbiamo le frecce, sappiamo quali pezzi abbiamo sbloccato e ora assistiamo a questa specie di fiammella che percorre tutto il suo percorso, sbloccandoci così la porta, dove arriveremo all'area platform di questo livello. Abbiamo risolto questa ad enigmi, avremo l'area platform come sempre e poi anche la parte del combattimento contro un mini boss. Ok, prendiamo un bel salto e arriviamo a questa nuova parte con questi portali che ci porteranno appunto in zone specifiche della mappa, e alcune volte dovremo, oltre al fatto di affrontare queste specie di fantasmi di mietitori molto semplici perché muoiono in pochi colpi ma vi shottano se vi prendono, quindi occhio a non farsi colpire, bisogna combinare i portali con le nostre abilità di salto in modo da avere una spinta maggiore, come in questo caso. Il primo specchio, che funge da teletrasporto come i portali stessi ma a lungo raggio praticamente, ci porta, ogni volta avremo delle riprese, io poi ve le ho tagliate per motivi di tempo, come avete visto la lunghezza del video è molto importante, ci porterà in questa sezione dove noi dovremmo praticamente saltare. E occhio ai salti, perché qui funzionano in maniera molto strana, soprattutto con le ali dell'angelo. Guardate, io non dico niente, c'è di buono che non si perde vita in questa zona. Dovremmo oltretutto combinare le nostre abilità dei salti, come gli stivali, le ali, per arrivare appunto più lontano possibile. E quello specchio ci porterà invece ad un'altra zona,
molto più importante. Questo sarà l'hub centrale di questo livello. Ovvero da questo punto in poi, dopo aver battuto questo mini boss che è un negromante, attenzione, un negromante, non il negromante, la differenza è molto importante, sbloccheremo delle vie che piano piano ci faranno andare avanti attraverso questo portone. Il negromante, neanche a dirlo, è capace di evocare zombie oppure anche fantasmi di mietitori. Noi dovremmo occuparci però di ucciderli, almeno la maggior parte, perché il negromante è in grado anche di curarsi attraverso questi cadaveri. Comunque non è un avversario molto difficile, la sua vita è molto poca. Ci fa male, sì, ma comunque è facilmente anche stordibile. Come vedete, i cadaveri che lui evoca possiamo anche utilizzarli per ricaricarci la vita tramite la magia, oppure ricaricarci la magia stessa. Al termine del combattimento c'è sempre la solita presa che fa in modo che possiamo eliminarlo in maniera molto semplice, altrimenti dovremmo aspettare che lui si ricarichi un'altra volta la vita. Questo è morto decapitato dalla sua falce. L'altro che vedremo poi morirà in maniera molto diversa. Avete visto, abbiamo due specchi, prendiamo il primo a sinistra. Primo a sinistra che ci porterà da due obiettivi. Io uno l'ho dimenticato, è lì a destra quel portale, ci porterà da un'altra parte, ci tornerò poi. Ho visto prima questo, non me ne sono accorto dell'altro, credevo fosse opzionale. Ci porta in quest'area dove dovremmo utilizzare la catena e le ali, combattere qualche altro mietitore e poi raggiungere quell'altro portale. Vicino a quel portale c'è un interruttore che con il guanto potremo azionare e questo sbloccherà la nostra via. È uno dei tre interruttori che stiamo cercando. Ora andiamo a vedere gli altri due. Ora ho preso lo specchio di destra e arriviamo in quest'altra area. Qui dovremo giocare ancora un'altra volta con i salti. Arrivare in un'altra zona molto platform con delle inquadrature davvero molto belle, guardate, con l'eclissi che gioca un effetto blur sulla telecamera, fantastico, e anche sul nostro personaggio. Arrivare qui, affrontare altri mietitori e proseguire in questa stanza tramite quello specchio che avete visto su in cima. Qui ci sono molti altri mietitori e una volta attivato questo interruttore si libererà parte del cancello. Ora veniamo a quello che mi sono lasciato indietro. Tramite quel portale siamo arrivati ad una parete da arrampicare con un altro specchio che ci ha portato qui. Non ho voluto farvelo vedere per risparmiarvelo. Ed ora possiamo proseguire. Tramite quello specchio arriviamo a quest'area. In quest'area abbiamo un altro mietitore. Non mietitore, ma negromante. Funziona esattamente come l'altro. Anche se questo tenderà più facilmente ad evocare i mietitori. E questo, appunto, è quello che vi dicevo, morirà con una morte ben diversa e ben peggiore rispetto al suo collega. Possiamo proseguire tramite questo specchio che si è appena sbloccato e dovremo risalire quel pinnacolo. Quindi dovremo arrampicarci come al solito attraverso la catena, utilizzare i portali, insomma arrivare infine. Se potete notare, questo pinnacolo è caratterizzato da delle ossa di drago e non è casuale, vedremo tra poco perché.
Comunque noi per ora continuiamo a salire, perché lì in cima ci attende il negromante. Look at him, so dark, so beautiful. He has come for his revenge and he shall have it. A killing machine without remorse, without pity. What has happened to you, Gabriel? What have you become? Love has blinded you, but you have changed, my friend. Your quest is almost over. The dream is in sight. Now you must face death and you must defeat it. The mask is a powerful device, and he who wields it can do anything. Bring back the dead, rule the world, destroy the universe, challenge God himself. You are the one, Gabriel. You are the one. Impressive, warrior. I'm amazed you've come this far. I have come to end this, sorcerer. By whose authority? What right do you have to judge me when so much blood has been spilt by your own hands? Look at you. You revel in death. We are one and the same, you and I. You will not stop me. No. I will not stop you. Look upon me, hypocrite. Gaze upon glorious death. Ed eccoci qui ad affrontare il Dracolic, questa forma di drago non morto, molto ispirata anche lei. E in questo combattimento, come tutti i titani, lui ha delle rune e noi dovremmo scalarlo. Dobbiamo aspettare che lui passi e agganciarci a questa sua spina dorsale e seguire il percorso, che è parecchio lungo nella parte iniziale. Infatti non troveremo molti sigilli, ma i sigilli saranno ben concentrati nella sua parte superiore. Quindi dovremo prima avere pazienza e percorrere il drago a destra e a sinistra, quindi dovremo fare numerosi cambi di fronte sfruttando appunto le sue vertebre, per poi arrivare in cima. Dovete stare molto attenti, perché quando le vertebre si allontanano il salto non è garantito che vada a buon fine, quindi potreste cadere. In quel caso non si subiscono danni, state tranquilli, ma tramite il solito quick time event ritorneremo sull'arena e dovremo aspettare che il drago faccia di nuovo il suo giro e ricominciare tutto da capo. È quello lo svantaggio. Inoltre, come al solito, lui si divincolerà
dovete essere pazienti, non esagerare e premere R2 al momento giusto. Questo è l'ultimo cambio di fronte che dovremmo fare. Come vedete ci stiamo avvicinando alla testa, infatti è lì che si trovano la maggior parte dei sigilli, mentre qui abbiamo il primo. Cominciamo a colpirlo e, come sappiamo, una volta che lo si colpisce si sbloccherà il percorso per il secondo. Basteranno 2 o 3 combo, dipende da quanto volete dare voi, nel senso potete prendere qualche rischio in più oppure colpire poco ma essere al sicuro. Ora procediamo il nostro, non so neanche parlare, scusate, procediamo il nostro cammino verso la testa. Incontriamo un altro sigillo, questo romperà una costola. Grazie a questa cosa noi possiamo proseguire la nostra salita sullo stomaco, su quello che era lo stomaco del drago. Infatti questo si muoverà verticalmente questa volta e potremmo appunto scalarlo in questa maniera. Un sigillo è proprio al centro della sua spina dorsale. Ora purtroppo il drago ci disarcionerà e dovremmo non risalirci ma afferrarlo al momento giusto. Siamo arrivati alla sua testa e ora ci manca il penultimo sigillo, ci basterà girare intorno alla testa per distruggerlo. A questo punto il drago cadrà sull'arena che abbiamo appunto utilizzato all'inizio episodio, dove c'era anche il negromante, e questa volta ci affronterà in uno scontro corpo a corpo. Non preoccupatevi, non è niente di difficile anche qui, però per riuscirci dovete avere la giusta dose di coraggio. Capirete presto perché. Perché serve coraggio? Perché noi dobbiamo entrargli in bocca, nel mentre noi lo facciamo lui comincerà a sparare fuoco, ma noi dobbiamo colpirlo. Sembra pericoloso, perché voi potete immaginare una fiammata in faccia, invece interromperemo il suo attacco e gli romperemo il sigillo. Non abbiate paura nell'affrontarlo. Ed ora io vi lascio con le scene finali. Manca davvero l'ultimo scontro. E guardate il guanto di Gabriel, che oramai è intriso di un potere incredibile. Quel guanto è la sua arma più potente, ma sarà anche il suo pericolo più grande. Final battle is come. Marie is waiting for you, my friend. She knows what you have done. She knows everything. Marie has hoped all this time that you would save the world, and here you are, on the brink of it. You stand upon a knife edge. She has kept faith in you despite everything. Now you must fulfill your destiny, and the truth will out. I will help you, old friend.
I will be with you in this, your moment of victory. Oblivion, Sempiternum, Daemonis. Congratulations. You have done well, my friend. I see you have united the powers. Excellent. We can now end this, once and for all. Come. Yes. Let's bring an end to this charade. Finally, it is time for the truth. Let us remove our masks. You are the Lord of the Necromancers. The final Lord. Now you begin to understand. Yes, Gabriel. It was I who cast the spell that separated the Earth from the heavens. I knew this would force my brothers and sister in heaven to contact the Order here on Earth. The prophecy was their little ray of hope in the dark. We Lords of Shadow, as you call us, have been impotent for far too long, fixed in an uneasy truce for many centuries, each possessing our share of the power, but each unable to have mastery over the others. Until now. I grew so tired of these years of proliferation, a constant truce between the three of us, each unwilling to concede or cooperate with the others. They were too blind to see the potential in the power we held. If only it were combined. I desired that ultimate power and was prepared to probe the very depths of hell in search of knowledge to acquire it. I fought hordes of demons and became strong. Then a force so vast and terrible entered into me, expanding my knowledge of the dark arts until it reached unimagined heights. All I needed was someone to restore the luminous power of the spirits according to the prophecy, and you have been the perfect dupe. Of course, I couldn't arouse their suspicions that it was I who desired the power for my own. No. I used the prophecy as my cover. And you, my shining knight. I will not allow you to stand in my way, Zobek. I'm sure you won't. But you really have no say in the matter, my dear friend. I could quite easily kill you for your insolence. But fortunately, there is no need. What do you mean? The gauntlet will do it for me. As I told you, dark power is my dominion, forged in the pits of hell, no less. There was just the small matter of the child and her protector. But you came through with flying colors. I needed your strength of will and courage to complete the quest.
but I couldn't risk you becoming too powerful. I needed to control you at the end, once you had murdered them. I knew you would never be able to challenge me whilst wearing it. Poor little Claudia. Such a sweet thing. No. You have exceeded even my wildest expectations, killing and butchering your way to victory. There is a terrible darkness in you, my friend. Your burning desire to resurrect your darling Marie has blinded you to it. As you slept, I was able to influence you with this mask. But even I did not foresee the beast that lay within. It was all too easy to make you kill them. Your penchant for murder and death were insatiable. You just needed a little nudge, and off you would go in search of the one thing that could bring her back. Yes, Gabriel, now you finally understand. It was you who murdered your wife. No! You lie! Bastard! Search your soul, Gabriel. You know it to be true. I was worried she would reveal my charade to you at the lake. But it seems she had a false hope that even a killer such as you could redeem himself and save the world. Even the child, Claudia, could see her own demise at your hands. And yet she also trusted in you to the bitter end. Glorious, isn't it? God himself sees you for what you are. A cold-blooded murderer. Beyond redemption? Beyond hope. Ah! 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 Let me free you of your heavy burden. Goodbye, old friend. Hail, mighty Zobek. Who's there? Who? Don't you remember me? I came to you in the void. I granted you knowledge and power. Power that you could never have obtained on your own. Surely you haven't forgotten. In fact, I planted the idea for this whole elaborate ruse into your tiny mind in order to serve my own higher purpose. I no longer need your assistance. The power is now mine. No! No! Father, I come for you. Before the end, you will bow down to me! Time.
It is your time, Gandalf's promise. Don't be afraid. Come with us. Don't be afraid. Join us. Get away from him. Don't wake him. Don't touch him. You cannot have him. If you take him, we are all lost. Darkness will triumph, and there will never, ever be peace or hope. We will be trapped here forever. Don't you see? We must grant him the power to go back. Will he free us? Will we see the light that was promised? I believe in him. His heart is pure. He is our last hope. Our only hope. So, he has abandoned you too. So be it. Join me. I will love you more than he. I was adored once above all others. I too didn't deserve to be cast out, abandoned. Now you know what that feels like, don't you? Hate can bring us back, give us strength, embrace it. It is what is in men's hearts that he cares about. He loves you as he loves me. We have only to ask for forgiveness deep within ourselves and be welcomed back. You monkeys don't deserve redemption. It is my divine right to rule by his side, as an equal, or perhaps more than that. You would rather rule in power and might than to offer forgiveness and love. This is why you are cast out, Unholy One. You dare to challenge me? You will die for your blasphemy. Your soul belongs to me. Credevate che vi lasciassi così, e invece no. Dobbiamo battere Lucifero in persona. Questo scontro non è molto difficile. Anzi, tutt'altro, è molto facile da sconfiggere. L'unico pericolo di morte è combattere e sbagliare i quick time event che ci sono. Per sconfiggere Lucifero, o per comunque danneggiarlo, dovremmo colpirlo con la magia opposta. Inoltre, colpirlo con la magia opposta farà in modo che noi ci possiamo curare sia con la magia della luce che con quella dell'ombra. Ed inoltre, usare in questo caso la magia dell'ombra, quando ce ne sarà l'occasione, è molto più rara rispetto alla magia della luce, perché è bilanciato apposta. Quindi faremo molto più male. Per questo anche Lucifero la usa poco. Dovremmo continuare a picchiarlo, vi tolgo i pezzi perché sarebbe ripetitivo, perché Lucifero fa tre mosse in croce. Questo è una specie di puzzle, ovvero noi dobbiamo avvicinarci a Lucifero cambiando costantemente magia per superare le varie barriere. Afferrandolo partirà questo quick time event dove il nostro Dagger gli sferrerà una combo micidiale davvero. Ah!
quel calcio lì è fenomenale. L'ho detto quando ho visto l'episodio, lo ridico adesso rivedendolo. È davvero qualcosa di straordinario. Adesso Lucifero si arrabbierà, sarà molto più violento, ma lo scontro in difficoltà non cambierà di una virgola. Quindi se avete fatto la prima parte senza problemi, anche con la seconda dovrebbe filare tutto liscio. Lucifero in questo caso farà questo nuovo attacco, ovvero lancerà meteore sull'arena, manco fosse Sephiroth. Comunque non vi daranno nessunissimo problema, basta che voi manteniate la magia corretta, equipaggiata. Visto che ne avete una scorta illimitata, è davvero una battaglia banale. Un peccato rispetto alle battaglie che abbiamo visto in questo gioco, però... Ecco, abbiamo la seconda parte, molto simile alla prima, di questo puzzle. Qui abbiamo i cerchi che si muovono, quindi dobbiamo essere abbastanza svelti. Prendiamo Lucifero e complimenti ragazzi, abbiamo, o se l'avete visto, avete finito il gioco. Io questa volta vi lascio davvero col filmato finale. Non vi metto il filmato segreto, perché sarebbe spoiler, dei DLC, quindi ve lo metto alla fine dei DLC. E ragazzi, è stato bellissimo. Ci vediamo nei prossimi giorni con i due DLC che avranno due episodi distinti e lì concluderemo davvero le avventure di Gabriel. Vi lascio col filmato finale. Ciao a tutti. Soul will go only to him. Once I have finished with you, Angel. My love. I am alive. No. I do not want this. Why has my life been given back to me? It is your fate. You have been given back what was wrongfully taken from you. To repent your sins. To make amends. But without you. You freed them all. You saved us all, my Gabriel. I couldn't save you.
I knew I could not tell you. Or despair would have eroded your resolve and everything would have been lost. I had faith in you, hoped that you would be strong enough to free the world, and you did not let me down. I am not worthy of your faith, your love. I am nothing. You are a good man, Gabriel. You are as God intended, fallible, yet capable of great things. I loved you then, as I love you now. I see before me a man who has regained God's favor, and who has my forgiveness, and the forgiveness of all the lost souls of this world. You have saved us all, and you have saved yourself. The mask is a powerful device. It allows us to see through God's eyes. Can it really bring the dead back? Yes. Look. Too late for me, my love. I cannot come back. No. No, don't go. It is my time. The light is calling. I'm not afraid. Please, stay. Stay with me. It's beautiful, Gabriel. So beautiful. It's calling to me. Calling. I love you, Marie. I love you. Forget.